gestione, appuntamenti, cose. Il primo pomeriggio ce l'ho sempre preso a fare altro. Sbucciami. Ah no, era Sbucciami l'altra di Malgioglio, l'altra canzone di Malgioglio. Ciao, ciao a tutti, amici. Vedo che c'è Pier. Già mi rompo le balle. Chi è che mi chiama? Oh, neanche il tempo di tornare! Ha già chiamato a scassare lui, Gennaro. È incredibile, abbiamo appena aperto. L'ho appena aperto. Qui Gennaro, come va lì? Sai che ho battuto un esemplare di Weedle? Ma chi se ne frega? Oh, Gennaro! Ma chi se ne frega, Gennaro? Nessuno. Non ci abbiamo confidenza, non mi devi chiamare. C'ho da fare. Oh. C'ho una vita io. Allora, eravamo qua a fare le cose del Team Rockets, giusto? Chi è che ha avvelenato? Buon pomeriggio, bellissimo. Scusate, metto l'altra impostazione su OBS, sennò quando mi, se fate sub, donazioni, eccetera, eccetera, non le vedo. Allora, è avvelenato Esprit. Cosa abbiamo in borsa? Fammi vedere. Buongiorno, buongiorno a tutti, belli. Buon pomeriggio. Sono molto contento di essere tornato. Appunto, è un periodo un po' strano questo qui. Stranamente sto facendo un po' di cose. Neanche troppe poi alla fine, eh. Sono sempre il solito. Bene, bene. Allora, cos'è c'è qui? Repellente. Non c'ho un cacchio, non c'ho, ragazzi. Non c'ho un cacchio, niente. Morirà Esprit, che dobbiamo fare? Questi non li avevo affrontati, ecco qua. E quindi insomma c'è stato il cambio di gestione della palestra, questo vuol dire che devo rifare tutti i contatti, ho dovuto rifare fare la visita medica, è un po' di casini, un po' di situazione. Poi insomma altri impegni extra, tutto. Salve bell'uomo, salve Gigione, salve, ma bell'uomini siete voi. Siete voi belli uomini. Non sono più riuscito a seguire la live di Pokémon, però oggi finalmente ce l'ho fatta. Beh in realtà Mark non ne ho più fatto, sono 2 settimane mi sa che non le faccio, quindi non ti sei perso niente. Purtroppo appunto è così. Vorrei iniziare, cominciare a finire questo qua intanto, questo Pokémon qua, e poi vedere, scegliere insieme che gioco fare dopo Soul Silver. Ciao Diga. Ciao, ciao Diga. Che 9 HP, ragazzi. Che probabilmente scenderanno a 0, esatto. Poi altre novità in realtà non saprei. Adesso con alcuni soldini che sapete che guadagniamo qualche cosina da Amazon quando comprate dal nostro link, mi sono preso qualche fumetto di cui magari vi parlerò più avanti. Uno l'avevo già letto, l'altro no. Magari una buona occasione per parlarvene. Vedremo, vedremo. Che è? Cos'è? È un capello? Un pelo? No, non è un capello. Buon salve signor Madia, salve Ragnarok. Se vuoi continuare la serie Pokémon hai platino e bianco. No, 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 penso che farò una pausa da Pokémon, Pier. Farò una piccola pausa da Pokémon. Poi quando riprendiamo, chiaramente andrò in ordine, Pier. Chiaramente quando poi riprenderemo si farà. Si potrà fare platino o gli altri, insomma. Stavi per dire Raga, De Mar. No. No, 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 non mi permetterei mai. Marco, oggi cerca di non parlare italiano rotto, ma quello sono ragazzi, ma. Vi aspettate una mia live in italiano corretto. Cioè, in italiano corretto. In una lingua comprensibile più che altro, perché l'italiano corretto lo so parlare. Più o meno. Ciao Lidia, buon pomeriggio. Ciao, ciao Lidia. Buon pomeriggio, ex nomis. Posso permettermi di consigliare uno dei capitoli del professor Layton? No, ma non voglio più fare roba con l'emulatore, amici. Basta. Poi si rischia di perdere i salvataggi, eccetera. Finché è Pokémon, purtroppo non c'è altro modo per farlo, ma se posso evitare gli emulatori lo faccio. Vediamo, magari facciamo qualcosa sulla Switch, sulla Play, sul PC, insomma, un po' di giochi ce li ho. Vedremo, vedremo. Va bene un gioco alla Dragon Quest. Io ho l'ultimo Dragon Quest che potrei fare. Il problema, Pierre, è che diventa. Cacchio, lo finiamo tra 2 anni, lo finiamo. Vediamo, vedremo, vedremo un po', vedramo. Iniziamo, iniziamo con le mie solite parole. Vediamo un po' cosa fare. Mi intrigherebbe anche l'idea di fare una carriera su NBA col mio giocatore, ma anche lì vediamo perché non interessa a tutti. Io devo fare un rutto da 20 minuti e non mi sta uscendo. Finisce alle 3:30 oggi? Sì.
3.20, facciamo 3.20, 3.30, giù di lì. Lasciate che mi presenti, gentile pubblico. Sono il direttore. Da oggi trasmetteremo programmi a dir poco mirabolanti che decantano le incredibili gesta e virtù del Team Rocket. Che bello, eh? Un'avventura simile almeno per quest'ora e mezza. Ma Pier, vedremo. Perché no? Cioè, non mi precludo niente io. Mi piacerebbe ogni tanto fare anche qualche gioco diverso, anche come genere, il pomeriggio. Però, mai dire mai. Coughing. Buon salve, Hollow. Ciao, ciao. Ciao, Hollow, ben arrivato. Il muro di fumo, mi fai? Ah, brutto cacone. Fallisce, immagino, sì. Boh, riprovo. Vediamo, perché ci sono tanti giochi che mi piacerebbe fare in live. Magari anche qualcuno con una trama un po' più... con una trama. Vera. Volentieri almeno martedì pomeriggio prima di andare a fisioterapia, ma me la vedo volentieri. Dai, grazie Pier. Chiaramente gli orari, cioè non, la live non cambia, sarà sempre il martedì primo pomeriggio. Vedrò con la palestra adesso che si sistemano un po' le cose di essere più presente. Perché ragazzi, io purtroppo se non vado in palestra il primo pomeriggio, quando ci vado? Che poi se vado anche poco prima della live serale, a parte che sono stanco morto poi in live, ma poi... C'ho un botto di gente in palestra, devo fare la fila anche per fare gli addominali. Sinceramente mi rompo le balle. Ci saluta anche Sudo Nudo. Forse già lo conosce, ma come gioco da portare nel pomeriggio, che ne pensa di Cave Story? Lo conosco, ma non, boh, non è tra quelli a cui stavo pensando. Mai dire mai. Mai dire mai, mai dire mai. Raccolgo anche le vostre idee. Probabilmente, magari vi farò anche un piccolo sondaggino su Instagram, adesso vediamo. Intanto, comunque sia, se avete giochi da consigliarmi, ben volentieri li prendo. Assolutamente. Buon pomeriggio, Kamin. Squeezing. Mi sputa. Proviamo un tuono pugno. Niente. Oh, che palle sta esplosione. Hola, hola, l'Alex. A me piace ficcare, ficcare, ficcare ma di brutto, ficcare. Mi ha ucciso anche questo. Preferisci un gioco parlato o una storia da seguire? Non mi come vi dicevo, non mi precludo niente, ragazzi. Potrebbe essere magari un gioco dove devo stare un po' più in silenzio, dove magari si fa un po' meno i cretini per seguire la trama. Che poi i cretini, cioè sono io, quindi il cretino lo faccio lo stesso. O anche un gioco più leggerino per parlare con voi di sottofondo, insomma, non mi precludo nulla. Il gioco della Marvel che uscirà per Switch lo prenderai? Qual è quello della Marvel che uscirà per Switch? Mi sono perso l'annuncio, scusatemi. Non ne sono a conoscenza. Già che il gioco della Marvel mi intriga. No, la canzoncina no. Ma mi piace ficcare, ragazzi, bellissimo. Celeste, ma Celeste ha avuto un gran successo. Oh, che palle, tutti con esplosione, autodistruzione, me li ammazzano tutti. Niente. Non so se hai visto, ma ora su Epic hanno acquistato i diritti dei giochi della Quantic Dreams, quindi se tipo non hai giocato a Detroit Become Human, uscirà anche su PC adesso. Non sono interessato a Detroit, a parte che ho guardato i gameplay. Troveresti Luke Cage anche lì, guarda, può essere, Pier, può essere assolutamente. Bevo un po'. Allora, Gabbiotto, con queste battute. Non si dice, non si dice. Che sputo ancora. Almeno fra dietro, non me lo scassare, per favore. Facciamo surf. Ok. Se non mettono Iron Fist mi indigno. Ma a me non me ne frega niente di Iron Fist. Vi giuro, non è un eroe che mi ha mai stuzzicato niente Iron Fist. Ho guardato la serie TV, non mi è piaciuta. E non era colpa di Iron Fist in quanto supereroe Iron Fist. È proprio la serie TV che non mi è piaciuta. Ho sentito di Niki Lauda, sì. Ma come fare Alligator e non Typhlosion? E no. No.
Ciao Marcolino, ti tengo in sottofondo al lavoro, grazie della compagnia. Ma grazie a te, Cri, grazie mille a te. Sono molto contento di essere la tua compagnia pomeridiana. Che brutta frase, sembra sessuale. No, era innocente, innocente. Buon pomeriggio, Rizzo, buon pomeriggio. Pomeriggio però. Iniziamo bene, eh? Era sarcasmo, il mio a me fa ca. Va bene, ma ci sta che ti piaccia, che possa piacere Iron Fist, eh? Per carità. Ciao Gokyusha. Dovremmo anche curarci. Buon pomeriggio anche a te, grazie. Molto gentile, molto gentile. Allora. Qua no, non ne usciamo vivi, amici. È bellissimo Toto dai ragazzi, dai. Obiettivamente, veramente bellissimo. Perché le serie Netflix non vanno su Netflix? No, non si stava parlando di Disney più. Sì, o no. In generale, stavo dicendo. Comunque, sì. Dubito fortemente. Perché c'è anche gente che dice: secondo me continueranno Daredevil su Disney. No, non credo proprio, ragazzi. Non credo continueranno neanche Daredevil. Ne non credo nessuno. Poi, oh, mai dire mai, però secondo me non sono chiuse lì. Ci hanno già un botto di serie. Devono fare Loki, WandaVision. Occhio di Falco, Sam Wilson e Winter Soldier, a voglia. Io ci spero sempre, Daredevil è stata veramente bella, ma dubito succeda. Ma no, perché non l'hanno mai neanche reso canonico nell'MCU, cioè non ci hanno mai fatto niente, è stato veramente un peccato Daredevil. La prima stagione era un piccolo capolavoro, è un piccolo capolavoro. Amici, mi sa che ci muore il... Ma che devo fare adesso io? Allora, innanzitutto andiamo a curarci, va? La prima stagione è bellissima di Daredevil. A me piace un casino. Ciao Franci. Ho paura di affrontare gente. Dove dobbiamo passare? Dove si esce? Ah, il veleno è sparito. Bravissimo, però dietro. È nel sotterraneo, salvi il direttore. Dave Roots. Daven, anzi, Roots. Ciao Marcone, ti si vuole bene. Ma grazie, grazie, siete molto gentili. Sei molto gentile. Fa 5 mesi, grazie mille. Scusate, per imbambolare, stavo leggendo la chat. Al centro commerciale. Come sta andando con Isaac? In questi giorni ci sto giocando molto meno. Ci ho giocato un po' ieri sera, ma. Diciamo che dopo aver sbloccato The Forgotten ho fatto un po' di arcade. E niente, non ci sto giocando come prima. Ci sto giocando sempre comunque. Salve, mi sono perso. Ah. Salve, mi sono perso, certo! Se vuoi faccio l'annuncio così i tuoi genitori ti ritrovano. Niente, non ti sei perso niente. Abbiamo iniziato da poco. Ciao Mark, non ti si vuole ancora bene. Prima devi invitarmi a cena fuori. Va bene, Arctic. Organizziamola. Come Rizzo, quasi salvataggi. Ma dove cacchio? Pier, non mi ricordo. Dov'è? Ma nel sotterraneo quello... Aspetta, forse ho capito. È bene che sono stupido, ma fino a... Certo. In maniera contenuta. Ti giro la cartuccia. Era tipo qua da qualche parte, eh? Qua dietro era, aspetta. Va bene, contattami orario... va bene, Arti. È qua? Questo sotterraneo, dicevate? No, mi sa che non era questo il sotterraneo. Questa è la torre radio, al centro commerciale. Io non mi ricordo, Pier. Non mi ricordo, passate troppe settimane, non mi ricordo. Non vedevo Soul Silver da quando facevo i party abusivi spiaggia a sfidarci col DS incandescente al sole. Ma che cazzo. Cos'è successo, ragazzi? Cos'è successo? Niente, aspettate, devo riavviare.
Amici, un piccolo imbarazzo. Perché ho fatto no? Ma sono stupido? Soffio nella cartuccia, amici, soffio nella cartuccia. Amici, ogni tanto succede, un piccolo imbarazzo. Non dovrebbero rompersi i salvataggi, le altre volte non è successo niente. Speriamo bene. Incrociate le dita, amici. Anche quelle dei piedi. Vediamo un po'. La prima volta che mi è capitato ho avuto un infartino. È vero. Cacchio, se crasha tutto qua, mi perde i salvataggi e la fine. Ciao Morenix, non t'avevo visto. Ciao bello. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Allora, a destra della città. Sarà che schi? Sarà questo qua? Rullo di tamburi. Ma. E devo andare su? Sono ammalato, devo essere presente. Grazie, bello. Allora, dove devo andare? Piano terra? Non c'è il sotterraneo, dov'è? Dov'è il sotterraneo? Scusate. Sono già al primo piano. Ma dov'è? Ah, eccolo, non l'avevo visto, ragazzi. Credevo fosse una delle due opzioni. Credevo fosse le opzioni tipo quando c'è esci e quelle robe lì, non l'avevo visto. Eccoci, eccoci. Ah, Machoke, che bello che è. Allora. Sì, era quello, no? È che non l'avevo proprio visto, amici. Tiri, 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 tiri. Fatemi passare, aspetta. Ok. Bravissimo. Antiscottature. Mi è capitato col primo agente, mi mancava solo Crobat e Fortress, avevo tutti. Compreso Mew, ottenuto di me. Porca vacca, quando ti si rompe la cartuccia o il salvataggio così, quando c'hai il Pokédex che hai sudato una vita per averlo, veramente scleri. Io fortunatamente non sono mai stato uno che si metteva a completare il Pokédex e queste cose qui, quindi sono stato sempre salvo da queste cose qui. Che è sta roba? Come si fa? Dove devo andare, amici? Ti piace Pokémon? Sì. Beh, se no non l'avrei giocato. Cioè, non sono bravo, come vedete, non mi ricordo un cacchio, sono un piccolo deficiente, però. Amici, Ah, ok. Cos'è che c'è? Ah boh, abbiamo finito. Ah no, vero, devi andare nei sotterranei a fare la stanza. Non ho capito. Sì, adesso esco, amici, eh. Un attimo, scusate, vi stavo leggendo. Quando mi vedete in... Ma sono ritornato dentro. Quando mi vedete imbambolato è perché vi sto leggendo, Non sono Andreotti. Allora, andiamo. No, vi sto leggendo anche perché io non mi ricordo, quindi mi baso assolutamente su quello che mi dite voi. I sotterranei sono dove sono andato prima, giusto? Giusto? Se non erro, sono dove sono andato prima. Esatto. Che erano di qua. Di qua non si può passare, però. Vabbè, andiamo dall'altra parte. No problem, bro! Vabbè, entriamo di qua. Non è la stessa cosa, tanto. Ciao, Maxer! È la stessa cosa.
Pensate che questo passo è leggendario forte. Oh, come non detto. Arrivederci. Buonasera, salve. Ma che dice? È pazza, è embriaca questa. Eccoci qua. Oh. Siamo a cavallino qui, eh. Che paura, che paura. Cacchio, aspetta! Poco fa ti volevo solo distrarre con le chiacchiere perché volevo seguirti sperando di incontrare. Almeno l'ombra. Cambia solo l'ordine in cui vi do una lezione, perciò comincio da te. Va bene, stai calmo, stai. Relax your tits. Pigna, ciao Pigna, ciao. Ora preparati a un delirio di lotte e casini. Va bene, Pier, siamo pronti a tutto. Almeno mi alleggerisci la preparazione dell'esame di psicologia inglese. Cacchio. Cacchio. Questo è veramente un fallo del cacchio, Pier. Che è la stessa cosa, come dire, un fallo di un fallo. Però, vabbè. Assolutamente, vi alleggerisco volentieri. Venite tra le mie braccia, bimbi belli. Scusate, troppo. Comunque, mi fa piacere che mi usate come rilassamento. Grazie, grazie, belli. Oh, già al 31, Esprit. Sta diventando un giovanotto, eh. La prossima scelta di cacchio rivale sarà Magnemite. Magnemite, quindi mettiamo uno di lotta. Eragol. Dai, facciamo anche un po' i tattici ogni tanto, che giochiamo sempre a caso. Marco, passione camomile. Marco, è brutto ciò che hai detto. Ah sì? Breccia. Io già tanto che so quella italiana, è vero. Mi è sempre saputa di una materia difficilissima filosofia. Io non potrei mai fare una roba del genere. Mai, mai. Meganium. E non ho di roba di fuoco. Vabbè, teniamoci lui. Il tuo Esprit è un campione. Fantastico, Esprit, ragazzi. La nostra challenge. Allora, facciamo. Ma sì, ero assalto, boh. Ecco qua, super F. Pochissimo, ragazzi. Petalo Dance. Ci spacca la faccia? No, ma va. Siamo fortissimi. Quanto poco, però. Facciamo Rocciotomba, magari. Gli facciamo cadere un po' di precisione se funziona. Era precisione, sì. Velocità. Ah no, era la velocità, ok. E via, andiamo così. Avete ragione, devo fare breccia così gli rompo il riflesso. Bravissimi, bravi. Siete proprio dei veri allenatori voi, a differenza mia. Ho guardato un attimo in chat, avevo letto Stipsi, invece avevate scritto Esprit male. Ho detto com'è, Stipsi, così. Com'è, Arti? Da quando hai imparato a giocare a Trials, Esprit non è più lo stesso. È vero. È vero, è vero. Rivale sarà Haunter. Mettiamo Nuzeltaf o Feraligatr. Metto Feraligatr che c'ho Sgranocchio. Non funziona. No, Sgranocchio non funziona, mi sa. Vabbè, in ogni caso, lo dobbiamo allenare un po' fra lì, Etor. C'ha Morso, non Sgranocchio, Pier. Volevo dire Morso, non Sgranocchio, perdonami. Ma poi non ce l'ha Morso, c'ha solo Sgranocchio. Ecco perché ho detto Sgranocchio, Morso non ce l'ha più. Inconsciamente avevo detto una cosa giusta. No, volevo dire Morso comunque, Pier, anche io. In ogni caso mi sarei sbagliato perché volevo dire Morso anche io, quindi. Va bene, dai, buona. Dai, stiamo giocando bene oggi, eh. Non sta andando male niente per adesso. Adesso ho parlato, andrà tutto a rotoli. Sì, perché l'ultima volta l'ho tolto, è vero. Non ho letto chi. Sneasel, mi pare era. Che è? Sneasel, che cos'è? Non mi ricordo. Continuiamo a usare Feraligatr, che lo devo allenare comunque. Mi pare buio, ma non. Forse mi sbaglio. È ghiaccio. Ghiaccio, niente, scusate. Che figura, che figura.
Non ha scritto buio però, quindi avevo ragione in parte. Ghiaccio buio, dai dai. Oggi sono on fire, ci sto azzeccando quasi su tutto. Ho fatto brutto colpo però. In realtà gli togliamo poco. Per cui buio, contro buio cos'era forte? Amici, qua non mi ricordo, mi spiace, mi dovete aiutare. La lotta, va bene. Mi fido di voi. Non è sudonudo, era... ho sbagliato. Però forse abbiamo un colpo basso, con lui. Può darsi abbiamo un colpo basso con lui. No, fuoco non ce l'abbiamo, ragazzi. Purtroppo fuoco. Ah, vedi che abbiamo colpo basso, dai. Oggi tattici, Oggi precisi. Oggi certosini. Oh, bravo sudonudo. Abbiamo fatto anche brutto colpo, ci è andata bene. No, per quanto poco non è salito. Ma dai, guarda lì. Ma porca va... A parte, amici, che adesso facciamo una roba. Allora, facciamo una cosa. Ma sì, parla pure. Parla pure. Testa di cacchio, l'avete capito? Scusate, un po' di... Chi è questo adesso? Chi è questo adesso? Ma... Oh, è la seconda volta che chiama. È la seconda. Ed è iniziata... Da quanto tempo è iniziata la live? Ma chi se ne frega, Gennaro? Chi se ne frega? Come si blocca? Lista nera, non c'è? Lo bullizzo io, Gennaro, altro che... Gennaro Iscolli. Fatemi uscire di qua. Andiamo a curare i Pokémon e andiamo a comprarci qualcosina, che mi sa che abbiamo un po' di soldini adesso, Che poi ormai sarà un Raticate. Eh no, ha detto... Ancora no. Per forza è un allenatore del cacchio, cioè. È proprio l'emblema dell'allenatore del cacchio, Gennaro. Più di me, pensate un po'. Allora. Uè, Genna. Grazie per l'attesa. Allora, toccate proprio in perfetta forma. Ok. Dice sempre Rattata anche quando si è evoluto. Vedi che è un deficiente, io l'ho sempre detto. È veramente un impedito, un cretino, un imbecille, un incompetente, un ciucciamanubri. Allora, mo, dove erano le pozioni, le cose qua? Non mi ricordo niente del centro commerciale. Che vendi tu? Non me ne sbatte, zero proprio me ne sbatte. Ma zero, veramente, ma zero proprio poco. Meno ancora, dico. Allora. Niente, non mi frega. Non mi frega. Lo so, ma non voglio prendere l'ascensore, Pier. Sono un tipo healthy. Allora, guarda qua. Fa male la tosse, stavo dicendo. Mi fa male la gola. Non me ne frega niente neanche di queste. Mi sa l'ultimo piano. Sì, andrà così. Va bene, approfitto per vedere un po'... Tutto quanto di cosa vendo. Allora. No, grazie. Sei rimasta male, eh? Vabbè, ho già capito. Non mi interessa. Era il primo, mi sa. Il cartello con il numero, Pier. Ma che dici? Ma di che? Quello Ricoletto, no? Non è Toghe. No, ma tanto la cambio, Yeux. Ci serve un Pokémon di fuoco. Ma tanto è il primo piano, ormai per esclusione l'abbiamo trovato. Che fatica a muoversi questo pen. Allora, amici, io prenderei qualche rivitalizzante. Ci può stare... Un bel po' di antidoti, visto che abbiamo sempre problemi. Un 15 almeno. Ci sta. E un'iperpozione, qualche iperpozione ci prendiamo. Che dite? Marco, più che fuoco ti serve uno volante. Beh, ma Apollo gliel'abbiamo già dato. Ce l'abbiamo già Apollo, ragazzi.
Però l'abbiamo dato a. Effettivamente l'abbiamo dato agli Eux Volo, quindi c'hai ragione, scusami. Mi è venuto in mente dopo. E beh, adesso vediamo, dai. Vediamo un pochettino. Sì. Se togliamo Yelux effettivamente ci serve poi da dare volo a qualcun altro. E poi adesso ci pensiamo, dai. Tanto ancora non stiamo trovando nessuno per sostituirla, quindi finché ce l'abbiamo, adoperiamo lei. No, Poggio, non ci ho mai pensato. Non so neanche cos'è in realtà. Buon pomeriggio, Quick. Ciao, ciao. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando, anche a quelli che non scrivono mai, perché so che ci sono, poi mi scrivete su Instagram e mi dite: Mark, io vi seguo tutti i giorni, sono sempre presente ma non scrivo. Vi saluto anche a voi. Visto che siete più timidini e non scrivete, io vi saluto. Allora, andiamo di qua. È una voce un po' strana, era una voce particolare. Lurkers, show yourself. No, lasciate. Come me, dice. No, vedi, vedi, come te. Siete tutti bellissimi, anche voi che non scrivete. Beh, non sono. Pensavo fossero di livello un po' più alto, questi qua. Io sono a 23, insomma. Noi non siamo livellati per niente, siamo comunque tanto più avanti come livelli. Oh, che palle coughing. Un'altra tiritera adesso. Allora, botta in testa. Vai. Non so come mai non mi è arrivata la notifica di Twitch. Ragazzi, comunque, il martedì, nel primo pomeriggio, diciamo dalle 2, 2 e mezza, o le 2 e mezza, potrebbe esserci sempre la mia live. Dico potrebbe perché ogni tanto salta per impegni vari, però. Fissatevelo. Ogni martedì, il primo pomeriggio, se siete a casa, io potrei esserci. Poi, in caso, comunque, se avete Instagram, followate il canale dei Termosifoni e i nostri canali personali perché. Faccio sempre una storia sul canale di Termos o sul mio in cui dico che sono in live. Con lo swipe, quindi. Mark che prende possesso del canale, fatta. No, no, beh, ma che c'entra? Questa è la live pomeridiana, la faccio io, però. Come Moro fa quella notturna. Allora, andiamo. Qua ci sono dei pulsanti. Io non mi ricordo cosa. Vabbè, è abbastanza easy in realtà. Io scrivo poco perché di solito lavoro sempre quando vi seguo. Tranquillo, no, figurati. Di solito Twitch non invia la notifica se le live sono a distanza di un range di 4 ore l'una dall'altra. Non lo sapevo, Pier. Mi è fatto venire voglia di disegnare dei Pokémon. Appena finisco queste grafiche mi ci chiudo. Vedi, Lidia? Disegni tu. Che bello. Cos'è garanzia? C'è garanzia, ragazzi? Mai mi ricordo io. Io scrivo poco perché mi vengono in mente solo caccate. Beh, un po' come me, quindi, bro. Solo che io parlo. No, continuiamo così. Il livello dei Pokémon avversari si alzerà presto. L'ultima palestra è tosta. No, ma immagino, ragazzi. Ma io sono veramente tanto sottolivellato, pure io. È garantito che ti prende a sberle, ecco. Ma che palle ste mosse. Guarda, io le odio. E niente. E niente, amici. Addio, sogni di gloria. Sì, da anni su carta, ma da qualche mese ho finalmente la tavoletta grafica. Ah, vedi, Lidia. Ero già pronto a darti la sequenza degli interruttori, ma vedo che sono diversi da Pokémon Argento. A quanto pare, amici. Beh, fatemi mettere su Donudo che lo faccio salire di livello. Mark, io sono un illustratore. Ho fatto un'illustrazione a tema Detective Pikachu. Un'illustrazione a tema Detective Pikachu. Mi piacerebbe se potessi dare un'occhiata da fan. Passamela su Instagram. Amici, quando mi passate le cose su Instagram, ecco, cosa importante, assicuratevi di avere il profilo non privato, perché se voi mi linkate i fatti vostri col profilo privato, io non vedo un cacchio. Vedo un pro non posso, non c'è niente, mi state linkando il nulla. Lo dico perché mi spiace poi non guardare il messaggio. Togliete il profilo privato, almeno per farmi vedere la cosa. Poi se per i fatti vostri potete, poi rimettetelo in caso, eh. Però se mi volete far vedere una cosa, non posso, non vedo, altrimenti. Cos'è?
Ma ce l'ho già Rocciotomba, ragazzi? Ma scusate, ma mi stava insegnando Rocciotomba, ma ce l'ho già? Vabbè, comunque lo blocco. Tanto non lo voglio a prescindere, per cui... O Sassà, vabbè, comunque non mi interessa Rocciotomba, per cui non... ragazzi, non scrivete in caps. Non leggo, se no, vi chicca il bot. Sì, Rocciotomba è su Eragol, ma chi se ne frega. Comunque Rocciotomba non lo voglio, per cui... mi sono confuso, però comunque non l'avrei voluta, per cui va bene così. Cacchio, questo è super efficace, però. Ma sì, ortanto fallisce. Allora, facciamo così. No, vabbè, niente, vado con lui per adesso. Ecco qua. Tranquillo, Fabio. Comunque, Market l'ho girata su Insta. Va bene, dopo guardo. E adesso non ho il telefono dietro. Amici, io sono ancora alla ricerca di canzoni nuove. Qualcuna me l'avete passata l'altra volta, ma... Sto ancora cercando canzoni nuove io. Sì, continuiamo. No, non li ho fatti, Bruce, perché sono quelli che ho fatto di più quando ero più piccolo. Però se volete in futuro posso anche farli, Zaffiro e... Zaffiro e... Rubino. Cacchio, mega assorbimento mi fa malissimo. E invece... Marco, che ne dici di Tupac? Tizze... Ah, ti... Ma... Sì, ho qualche canzone, l'ascoltavo di Tupac, non sono un fan. Ma Triumph! Triumph, o Triumph, grazie mille! 4 come i Pokémon iniziali più 1. Ah! Ma sì, Yeolux, mettiamo. Tra i due preferirei Smeraldo. Sì, forse quello più completo, Smeraldo. C'era i quaz almeno. Paralizzante. Ciao Lady. Ciao Lady. Che cacchio. Sono Carucci con la nuova edizione del 3DS. Hanno le mega evoluzioni e la grafica. Ah, ma dici quelli Alpha e Omega, dici tu, no? Ho giocato anche quelli comunque. Sì, la conosco su dovuto dei pinguini tattici nucleari. Beh, li seguo loro, eh. Sono andato anche al concerto all'Alcatraz. Mi vergogno di essere andato all'Alcatraz, ma sono fiero di esserci andato per loro. Ragazzi, sei ancora Gennaro. Ma non è possibile! Non è possibile, è la terza volta! Ma io non lo so, ma questo è stalking! Polizia! Qua, la polizia non esiste! Il Team Rocket lo devo debellare io che ho 10 anni! E la gente fa lo stalking e non ci si può fare niente! Cosa ho fatto? Perché ho chiamato mamma? Porca miseria. Tieni duro. Durissimo, oserei dire. Allora. Che scarico dietro. Sentite che scarico. La mia vicina di casa, che è molto molto simpatica, però purtroppo lo scarico si sente forte. Guarda, veramente. Ascolta Alice Merton. Aspetta, eh. Ma il pad... Oh! Porca miseria, che fatica! Il pad va benissimo, ragazzi. Solo con Pokémon fa così. Io voglio sapere chi sono i vicini di casa famosi comunque. Ma qualcuno di voi l'aveva preso in chat, eh? Chi sono? Siamo proprio vicini di casa, cioè io li vedo. Allora. Non c'è la polizia perché l'agente Jenny si è imboscata con Brock. Capito, però qua il crimine serpeggia, io non lo so. Andiamo avanti con lui.
Una mezza idea forse io la ho. Ma ho detto in chat l'altra volta, qualcuno ci ha preso. Non voglio far diventare adesso un quiz, però è una cosa carina. Cioè, quante probabilità c'erano che ci fossimo noi. Vabbè, ragazzi, non mi fate parlare che non sono capace. Basta, basta. Avete capito, dai. Comunque, non è difficile. Cioè, pensate a degli youtuber del nord, Monza, Milano, così. Potete arrivarci tranquillamente, non è così difficile. Ma perché sono famosi? Ma che domande sono, Raffarex? Ma che domande sono? Che ne so io perché sono famoso? Fanno i video. E gli guardano i video. Non lo so io. Lui porta gli occhiali. Ma non vi rispondo, amici. Non vi rispondo. Comunque lo so che state pensando ai mates. Non sono i mates. Più o meno. Anche perché i mates non abitano a Monza. Abitano a Milano, quindi. Più di paio adesso. Ma Merino abita a Milano, ragazzi. Merino abita a Milano. No, ma non dovete indovinare. Adesso tanto non vi rispondo anche se ci prendete. Quindi. Non voglio dirlo perché poi, insomma. Tanto non sapete dove abito io, non sapete bene dove abitano loro. Quindi comunque sia. Però preferisco non dirlo. Felix Brambilla, sì. Sono è capitato casualmente che capitassi. È capitato casualmente che capitassimo. Vicini. In realtà, loro si sono trasferiti dopo di me. Dico loro, parlo sempre al plurale perché sono. Parlo. Cioè, non voglio darvi. Non ho visto cos'era. Ah, riduttore. No, non mi interessa il riduttore, amici. Non mi interessa, non lo userei mai. Non mi interessa, non mi interessa. Capitemi al volo, avanti, che già faccio fatica. Allora, Weezing. Usiamo Feraligatr, lo alleniamo un po', dai. E Luke? Ma chi? Chi è Luke? Ma Luke dei Thermos? Il gelato. E come la cerchi una signora che scarica tutto il giorno? Scusa, Rizzo. Su Google c'è l'Aranzulla che ha fatto la. Ah, amici, è inutile che sparate nomi. Tanto non ve lo dico. Preferisco non dirvelo. Ah, Luke 4316 dicevate. No, non c'entra niente, Luke. Gabbiotto? Cosa stai dicendo? Già io non sono buono a parlare. Se voi scrivete male, io non capisco. È partito il fantavicino. Vabbè. Fantavicino. Non è così interessante comunque, amici, eh. Ve l'assicuro. Cioè, non la persona che ci mancherebbe. Dico, non è così interessante sapere vicino a chi abita. Buon pomeriggio, Glitch? Glitch, sì. Ammettilo che sei vicino di Giovanni Rana. Ma comunque io non ho detto sì agli occhiali, l'avete scritto voi in chat. Non è che dovete elencare tutti quelli con gli occhiali. Io non ho detto sì o no. Fa piacere che siete presi così bene, però. Ci sta, perché effettivamente vi ho messo la curiosità un'altra volta in live, però. Alla fine ti posso dire che non mi interessa sapere chi. L'importante è andarci d'accordo e boh. No, no, ma figurati. Ma non è che abbiamo rapporti in realtà, non ci conosciamo. Cioè, non credo sappiano nemmeno chi sono io effettivamente. Forse. Forse sì, ma non sono sicuro, non lo so. Non. Cioè. Sono vicini di casa, ci mancherebbe. Eragol è uno dei nomi più geniali di sempre. L'avevate detto mica voi in chat? L'avete deciso voi, mi pare. Non mi pare fosse uscito da noi. Mantex e Mina. Non so. Credo di aver capito chi sono, forse, ma non. No.
A parte che non sono di abitano non, non... Ma chi sono Mantic Simulator? Sono quelli che si fa gli scherzi? Aspetta. Ah, è il direttore, eccolo. Stavo per lasciare lì il direttore e me ne stavo andando via. L'apri porta, eccolo qua. Sì, tutti i nomi tranne gli Eux li abbiamo scelti noi. Ok, Pier, grazie mille, sei veramente efficiente. Anche un po' deficiente, ma ti voglio bene proprio per questo. Io la saluto, signor Marco, che devo andare a scuola guida. Ci vediamo. Ciao, Marco, grazie per essere passato. Salve, tornare di prego, tutti i Pokémon del paese. Ce se prova, zii. Ce se prova. A chi che? Scusate. Cosa sta succedendo? Ma che è? Ma che è sta roba? Ma a parte che c'era una Pokéball lì, aspetta. Amici, questo gioco si sta deteriorando comunque. Guarda qua, succede una volta sì e l'altra pure, sta cosa. Ciao, Fempas! Ciao, bello. Qualche volta intelligenza. Sì, Pier, ci sta, no? No? Bisogna alternare le due cose. Sì, amici, c'è il solito bug. Ogni tanto si blocca e devo riavviarlo. Allora, tra l'altro, amici, oggi se mi sentite un po' più smorto, non è perché sono triste o qualcosa, è perché sono un po' stanco. Oggi devo fare ancora un sacco di cose. Quindi sono un po'. Oh, abbiamo anche registrato. Oggi abbiamo fatto la live. Ho mangiato velocemente perché ho dovuto aspettare mia sorella e quindi. Poi avevo 20 minuti per mangiare e fare tutto. Ho mangiato di fretta, abbiamo registrato e dopo la registrazione sono venuto in live. Quindi dopo la live devo. Adesso, verso la fine della live, insieme a voi mi cambio i pantaloni, metto la tuta, eccetera, vado in palestra. Ciao Gabbiotto, ciao ciao ciao. Grazie per essere passato anche a te. Marco, ma piuttosto, come va la palestra? Molto bene. Sì, ho una sorella di 14-15 anni, non mi ricordo mai, perché sono un fratello bravo, ma non con la memoria. È del 2004 comunque. Quindi ha 15? Quasi 15? Quasi 15 dovrebbe avere. Boh, Marco, tu avrai i vicini famosi, ma io ero in un video dei Mates. Ho la carriera spianata. Vedi, vedi. Andiamo al piano terra. In palestra comunque, amici, va molto bene. Dormi prima di FIFA, mi raccomando, sì, devo riposare un po'. Va molto bene in palestra. Il problema è che la fase di definizione. Di definizione. Non ce la faccio a parlare, ragazzi. Sono veramente morto. La fase di definizione non sta andando bene come erano i nostri piani. Se quella di massa è andata fin troppo bene, anzi, continua a crescere, a livello muscolare, quella di definizione. Cioè, non sto asciugando come dovrei. Quindi dovrò cambiare qualcosina. Magari c'è anche il rischio che io debba andare a zero carbo. E andare a zero carbo è un po' una rottura perché comunque ti stanchi prima, non hai la forza che hai quando sei in massa, quindi non devo abbassare tutti i carichi, devo comunque fare un po' di cardio, un po' di più. Insomma, è un po' una rottura, però vediamo. Adesso un paio di mesi diventi Blur. È Blur anche lui, se è bello. Adesso è un po' che non lo seguo, però anche lui vedo che se. Su Instagram vedo ogni tanto, si è fatto un bel fisichino. E io di YouTube ormai sto guardando praticamente. Allora, ogni tanto guardo Gabbo. Mi capita. Vedo quei due sul server, la rubrica sul cibo, che mi piace un casino. Mi fanno sempre morire loro. Mi piace molto. Vabbè, Space Valley, loro li guardo sempre. C'è Cane Secco. Wilwush, i video di cucina mi fanno morire dal ridere. Fammi salvare di nuovo per sicurezza, no? E poi dove dobbiamo andare, amici? Sapete che. Devo tornare nella torre radio? Pier, devo tornare alla torre radio? No, non ho toccato Ultimate Team, Pier, comunque. Torre radio, sì, mi ricordavo bene. Facciamo finché non scade il tempo a nostra disposizione. Ciao Rizzo, ciao bello. Conta che tengo la playlist di Thermobest come sottofondo mentre gioco a LOL, o per addormentarvi, quindi vi amo. Grazie Glitch, molto gentile. Dove stai andando? Perché sono in stazione? Conosci il canale Pathfinder Intail? È quello di Gian Andrea, Curolili, tutte quelle persone lì? Lo conosco, ma non seguo. Non sono così appassionato, insomma. L'abbiamo fatto noi qua dai Thermos, ma non sono così appassionato di Pathfinder, anzi, non seguo particolarmente. Il cibo di Međugorje, che bello. L'ho visto ieri quel video. È uscito ieri, dai, è lunedì, sì.
Però sto seguendo molto meno YouTube, altri YouTuber, altri Twitcher, oltre ai soliti, insomma. Scusate, allora, aspetta. Devo andare dove sono gli apriporta. Sono strabravi a interpretare. Ma ci credo, ci credo. Se ti interessa asciugarti per bene, puoi fare degli allenamenti stile CrossFit. Nella mia palestra adesso ci sarà il corso di CrossFit, quindi probabilmente lo farò, lo proverò. Sì, Pier, adesso vado. Pathfinder, troppi ricordi. Beh, sicuramente a recitare saranno più bravi di come eravamo noi su Pathfinder. Boh, chi altri sto seguendo? Ogni tanto guardo qualche video di gente che parla di fumetti, sia americana che italiana, perché si impara sempre, insomma. Niente di che. Intanto guardo i video di Merluzzo anche, quelli su What the Fask. Sono interessanti alcuni. Cioè alcuni, perché non li ho visti tutti, quindi non vi so dire se sono tutti interessanti, però penso di sì, insomma. Comunque il miglior canale del mondo rimane Live 24 ore di Polly. Ma anche voi. Ma allora, io l'ho conosciuto da poco questo canale qua. Praticamente, vi faccio un riassunto. C'è questo canale su Twitch che è in live 24 ore su 24 con la telecamera fissa su un recinto di polli. Cioè una situazione, un allevamento di polli. Che cos'è? E si chiama appunto Our Chicken Life. Io l'ho scoperto da poco, ma a quanto pare è bellissimo quel canale. Lo so, Frank, lo so. Ma lo conosce? È famoso allora? Perché io non. Ma riposo a che mi serve? Mi fa schifo riposo. Già dorme Esprit. Blocca riposo. Io gioco a rugby. Non è bello sport il rugby. Veramente, ragazzi, cercatelo. Our Chicken Life. L'ha scritto poco sopra il buon Ryuk, mi pare, sì. E là, 24 ore su 24, tutti i giorni, credo. E la telecamera fissa su questi polli. Ebbene sì, amici. Hanno aggiunto anche i conigli. Beh, Franci, uno spettacolo da non perdere, mi stai dicendo allora, no? Ma anche i conigli. Ecco, questo non lo sapevo. Lo state dicendo voi che c'erano anche i conigli. Insomma, siete interessati, gli faccio pubblicità. Andate a vedere i polli. State già vedendo un pollo, quindi se andate a vederne di più, insomma. Beh. Più gusti smelly più one, no? Come diceva la pubblicità del Profiterol. Non era, era il Maxibon. La recruiting coffee. Bene, bene. Continua. Cioè, cambia, volevo dire. Newzeltap, dai. Shoutout. No, vabbè, shoutout no, però. Adesso tolgo la sub a voi e la faccio ai polli. Guarda, Franci, non mi stupirebbe. Ciao Varano Luano. Cosa faceva Cotton Spora? Non mi ricordo. Niente, fallito, non lo sapremo mai. Mi pare. È tipo Parassiseme, o non c'entra un cacchio. C'è una gallina ciccionissima. Invece un canale bello di Twitch italiano. Ma in realtà ce ne sono. Li conoscete già quelli su Twitch? È inutile fare pubblicità ad altri, cioè li conoscete già tutti quelli belli. Niente, non va giù. Poi levagli il veleno e cura. A chi Cobalt? C'è un avvelenato. Ah no, beh, Nuzeltaf intendi, pensavo un altro. Sono pure. La prima volta eravamo tutti italiani appena passati a un canale su. Ah beh, hanno fatto bene, Ryuk, dai. Non puoi scrivere una roba del genere. La scoperta del mese è Goisi. Madonna, c'era da una vita Goisi. Allora, amici. Facciamo così. Adesso passiamo il piano, sicuro. Ma abbiamo un sacco di antidoti, non avevo visto. Ma scusate, ma. Ma li avevamo anche prima, sono stupido allora. Sono veramente un ragazzo stupido. Allora, aspettate. Facciamo una super pozione così finiamo prima.
Direi che va bene. Infatti, o ne abbiamo prese 28. Ma ne ho comprati 28? Ho sbagliato, amici, se ne ho presi 28. Vabbè, affrontiamo pure questo ormai. Affrontiamo questo e poi stacchiamo. Ma io ne avevo. Ma io mi ricordo di averne prese meno di 28. Vabbè, poi riguarderò la live. Può darsi, sì, boh, non lo so. Non me ne sono accorto, si vede. Ci sta vedendo, dai, che parlo con voi e quando parlo io non sono buono a stare attento. Comunque, amici, mi raccomando, poi su Instagram seguitemi se non mi seguite ancora. Seguite sia me che il profilo dei Termos, che anche il profilo personale degli altri. Che magari faccio un piccolo sondaggio sui giochi, me ne consigliate qualcuno, vedo cosa vi può interessare. Magari prendo spunto, insomma, senza fare troppo. Senza fare troppo casino qua in chat, magari poi su Instagram ci organizziamo. Tanto ormai su Instagram chiedo, faccio, disfo. Ma quale Pokémon di fuoco ha intenzione di inserire in squadra? Bella domanda, non ho idea. Scusate, non voglio che mi muore Esprit. Non ne ho idea. Ma sì, Strike Force quando aggiungete gente ai ter. Ah, ma su Strike Force credo volessi scrivere. Non lo so ancora, vedremo. Vi faremo sapere quando aggiungiamo gente, ragazzi. Per adesso no. Dobbiamo ancora capire bene come funziona, quindi mi sembra stupido fare aprire a tutti. Ma di A Plague Tale ne sto sentendo parlare molto poco, ma è davvero spettacolare. Ma in realtà lo stanno facendo tutti in Italia, almeno, Maxer. Cioè, tutti quelli che seguo l'hanno fatto. Anche Gatto, eh. Gatto stesso l'ha fatto. Sta avendo successo. Io non ho ancora visto quasi niente, quindi non so, non saprei. Non so cosa dirvi, più che altro. Non l'ho ancora visto bene. A Plague Tale, sì. Wishing, vediamo un po' cosa fare. Non voglio che mi muoia Esprit. Vabbè. Non ho sbagliato tecnicamente. Gatto lo fa stasera per altre 2 ore. Ecco, quindi seguitelo da Gatto che se vi può interessare vedete un po' di cosa si tratta. Chiaro, se ve lo volete giocare. Comunque sia, se vi seguite, come al solito, se vi seguite un walkthrough, chiaramente vi fate spoiler, quindi occhio se lo volete giocare. Però in caso c'è Gatto che lo fa stasera, a quanto pare. Grazie, Bruzzo. Grazie mille per essere passato. Ok. Vediamo di battere questa signorina, poi mi devo cambiare al volo. Questa signorina o questo signorino? Sai che non ho notato? Sembrava un signorino, però. Cioè, una signorina, però magari ho sbagliato. Grande. Grandissimo, Nuzeltaf. Sì, difatti Gatto è l'unico da cui lo seguo, anche se l'ho già finito da me. Ah, vedi, vedi. Oh, livello 33, Nuzeltaf. Madonna. Ma Milas non è un nome da donna, ragazzi? Però è un signorino. No, ragazzi, non può essere di nuovo Gennaro, eh. Oh, Sonio? Sonio? Ma come Sonio? Vabbè. Ma chi è, scusate? Ma chi è sta gente, scusate? Sonio son io, bravissimi. Sonio son destro, ma tutti simpatici qua, siamo tutti scemi, ecco perché mi seguite. Allora, basta adesso. Allora, facciamo così, prendiamoci questa. Son io, ma tutti l'avete fatta la battuta, siete proprio bravi, veramente, complimenti. Dovreste darvi all'Ippica, secondo me. Claudio Lippica, chiaramente. Ecco, questo è perché mi seguite. Grazie, grazie. Allora. Dov'è? Ma che è successo? Ah, ok, mi c'era. Franci, guarda, se fiati io ti. Soffio nella bocca, eh? Stai attenta. Ti gonfio. Facciamo così. Era quello il segno, avete capito? Ti gonfio come di botte, però ti soffio nella bocca così ti gonfio, no? Avete capito? Allora, amici, noi adesso salviamo. Perché il tempo a nostra disposizione è finito. Scusate, scusate per queste battute vergognosamente terribili.
prossima volta andiamo avanti, saliamo qua sulle scalette. E poi su Instagram, piano piano, perché stiamo arrivando verso la fine della nostra avventura qua su Soul Silver, non credo faremo anche la zona di canto, non penso. Perché ho voglia di cambiare anche gioco, di fare qualcosina di più... di diverso. Abbiamo fatto sempre Pokémon, insomma, nelle mie live. Voglio anche cambiare e fare qualcos'altro. Quindi mi raccomando, stasera siamo in live, c'è FIFA, quindi siateci. E su Instagram followateci, perché poi magari lì vi chiederò qualche consiglio sul nuovo gioco, eccetera, eccetera. Ma in generale seguiteci per sapere, insomma, per rimanere sempre aggiornati con noi. Grazie a tutti delle sub, insomma, di aver partecipato in chat. Vi mando un bacino e vi do un ottimo abbraccio, va bene? Ciao belli!